Oh, bene, questo è il primo anno di cui parlo di Assassin's Creed, specialmente sul primo canale, su questo canale, visto che non l'ho mai fatto. Qui è Chris per The Doctor Skene, e dal titolo già avete potuto capire di che parliamo, come ho già detto in precedenza, peraltro. Oh mio Dio, mi sto rincoglionendo. Or dunque, parleremo di Assassin's Creed, vorrei principalmente fare una riflessione su molto veloce su tutti i capitoli, dire la mia, e soffermarmi un po' più rispetto agli altri sul terzo capitolo appena uscito. Dunque, alle 3 viene annunciato Assassin's Creed e penso che tutti ricorderanno lo scalpore che ha fatto per la grafica eccezionale, alla fine non si parlava d'altro. Anche i trailer erano fantastici e cose simili. Io ai tempi non possedevo né un computer potente, e che non ho tuttora, né una console next gen. Infatti sono arrivato a averla nel 2009. Comunque ne ero abbastanza interessato, specialmente perché ci giocavo a casa di amici. Esce Assassin's Creed, praticamente lo finisco a casa degli amici e sinceramente, per quanto bello graficamente fosse, penso che sia opinione comune che fosse un gioco noioso. Potrei citare Farenz, guardate il suo video perché lui parla meglio di me probabilmente. Anzi, sicuramente. Comunque, diciamo che i pretesti per fare un capitolo successivo coi controcoglioni c'erano. E nel 2009, se non sbaglio, 2010, 2009, avviene annunciato Assassin's Creed 2. Beh, lì l'hype mi è salito in modo allucinante. Non dormivo quasi la notte aspettandolo. Esce Assassin's Creed 2, lo prendo al day one, e anche se l'ho giocato il giorno successivo, chissà perché. E favoloso, sinceramente. Riproponeva tutto quello che c'era di buono nel primo. Portava avanti la storia in un modo eccezionale. Introduce nuovi personaggi strabilianti, secondo me specialmente Ezio, penso che sia entrato nel cuore di tutti, ed era molto molto più vario rispetto al primo. E penso che qualsiasi persona abbia giocato sia il primo che il secondo possa confermare questa cosa. E dunque, ci gioco, la storia appunto ci vede come protagonista fiorentino di nome Ezio. E sarà perché sono italiano, sarà perché la storia era raccontata in modo eccezionale, però io ho adorato quel gioco, ci cioè, avrò speso 40 ore buone e l'avrò finito 4 volte. L'anno successivo esce Brotherhood e lì già la gente inizia a essere un po' delusa perché si aspettava almeno, anche se non uscivo, almeno l'annuncio di un terzo capitolo vero e proprio, non una specie di, diciamo tra virgolette, espansione. Comunque, diamo fiducia a Ubisoft ed esce Brotherhood. Io non lo prendo perché in quel periodo non mi andava molto di spendere soldi per Assassin's Creed, insomma. Però mi sbagliavo perché ho avuto modo poi di giocarlo su PC, visto che avevo cambiato il portatile. E seppur con qualche compromesso grafico, insomma, l'avventura me la sono goduta abbastanza. E devo dire che è stato un buon gioco. È stato un buon gioco, ma non a livello del primo. E sinceramente anche la trama diventava troppo spezzettata, specialmente nel finale, penso che fa un salto di tipo 10 anni. No, di 1 o 2 anni, però mi è quasi dispiaciuto vedere quel tipo di stacco temporale. Che poteva essere raccontato in modo migliore, secondo me. Comunque porta molto avanti la storia del vero protagonista, cioè Desmond. E ok, quel gioco mi è piaciuto. Mentre l'anno successivo, con un hype sparato fino alla luna, viene annunciato Assassin's Creed Revelation con un trailer favoloso con Iron the Woodkid, la canzone, penso la conoscete tutti. Tutti, almeno quelli fan che l'hanno visto il trailer. Trailer, gameplay fantastici. Vado a prendere il gioco al Day One. Delusione totale, secondo me. Non era un brutto gioco, però era praticamente
un'altra espansione di Assassin's Creed 2. E sia chiaro, non mi dispiace da un lato, dall'altro lato però non c'era affatto un fattore novità. Sì, c'era quello stracazzo di sistema di bombe, che le bombe le avrò usate due volte. Secondo me quello è stato il punto più basso della serie. Per questo sinceramente ho fatto molta fatica a fidarmi di prendere il terzo capitolo. Infatti fino al giorno dell'uscita ero sempre un po' incerto, seppur le recensioni erano strapositive. Comunque vado in negozio, prendo la mia copia, che avete già visto l'unboxing forse, e devo ricredermi assolutamente. Quel gioco è un vero e proprio terzo capitolo, non è un'espansione, non ha niente a che fare con i precedenti. Nel senso, sì, la struttura è più o meno la stessa, ma porta talmente tante novità, talmente tanta freschezza nel gioco, che lo stravolge completamente. Iniziamo tipo a parlare da nuovo sistema di arrampicata, quella dinamica tra gli alberi. Il tutto avviene con una fluidità eccezionale, veramente. All'inizio non si può fare, per almeno i primi 3-4 capitoli mi sembra, ma nel momento in cui si inizia e ci si prende la mano in 2 secondi, fidatevi che si va tranquillamente in modo fantastico. Peccato però che per esempio non è stato implementato meglio anche nelle città, visto che la scalata rimane più o meno simile, anzi no, praticamente uguale. Un'altra cosa che però devo dire che non ho adorato è sempre quel cazzo di sistema di combattimento. A differenza di molti, sinceramente a me non è mai dispiaciuto il sistema di combattimento di Assassin's Creed, già partendo dal primo. Sì, dà fastidio in parte che i nemici non attaccano tutti insieme, però non mi è dispiaciuto, ecco. In Assassin's Creed 2 l'ho apprezzato ancora di più, mentre nel 3 varia leggermente, cioè il sistema in base è sempre lo stesso, però i nemici hanno quella stronzaggine di attaccarvi tutti in fila, e in certe situazioni fidatevi che rompe veramente le palle, perché iniziate a schivare e non potete più premere altro, appena sbagliate una schivata continuate a prendervele fino alla morte. E sì, comunque generalmente la difficoltà degli scontri è facile, salvo quando entrano 3000 soldati in campo, e può succedere. E comunque poi il gioco propone il nuovo personaggio protagonista, che è Connor. Bel personaggio secondo me è pure meglio di Ezio. So, forse un'eresia, però non so, ho trovato che avesse... Cioè Ezio, nel momento in cui muoiono i suoi genitori, diventa un assassino, diventa una specie di Altair un po' più simpatico. Mentre Connor mi è sembrato un tipo più... comunque più legato ai suoi ideali, che non ha bisogno di uccidere per forza. Infatti molte volte cerca di risparmiare delle vite, anche se per svariati motivi, come vedrete, non ci riuscirà sempre. E non lo so, però il gioco non mi ha convinto a livello di trama centrale, non la trama di Desmond, che viene portata ad un quasi finale fantastico. Dico quasi finale nel senso, la trama che ha portato avanti fino al terzo capitolo finisce lì, si apre un nuovo filone che secondo me sarà eccezionale. Adesso bisognerà vedere come verrà sviluppata. Comunque non voglio fare spoiler, quindi a voi. Devo dire che invece la trama di Connor mette in gioco troppi personaggi secondo me, e raccontati male. Ricordatevi per esempio Assassin's Creed 2 o Brotherhood o quello che volete. C'è il personaggio di Da Vinci, che ve lo ricordate di sicuro. C'è il padre, che per quanto si veda poco ve lo ricordate. La madre ve la ricordate. Ezio, ovvio che ve lo ricordate. Zio Mario. Insomma, tantissimi personaggi che più o meno vi entrano nel cuore, a differenza di questa Assassin's Creed, che secondo me, dal punto di vista dei personaggi, mi ha lasciato un po' poco soddisfatto, ecco. Poco soddisfatto è l'idea migliore che posso rendere. Nonostante questo, comunque, è un gioco veramente vastissimo, lungo, perché io almeno la trama principale l'ho finita in 11 ore.
11 ore senza nemmeno toccare una missione secondaria, però con le missioni secondarie si arriveranno come minimo a 30 ore facendo tutto, più le battaglie navali che per quanto non me l'aspettassi sono veramente veramente divertenti, e devo dire che è un gioco riuscito, tranne dal punto di vista tecnico. Allora, graficamente è eccellente come lavoro, a livello di di ottimizzazione del motore grafico, direi che non ci siamo affatto, perché il gioco mi si è già piantato 3 volte, insomma, e non sono poche, specialmente quando ti si pianta sull'ultima missione. Quindi io capisco che comunque Ubisoft non è stupida e ha dovuto proprio spingere al limite quello che ormai le PlayStation e le Xbox sono capaci di fare. Però insomma, un pelino più ottimizzazione, meno grafica, meno pura brutale grafica, non mi sarebbero dispiaciuti. Per il resto comunque è un gioco che straconsiglio, e non posso dire niente sul multiplayer perché proprio non ho intenzione, non lo toccherò nonostante il pass online l'abbia già usato. Vabbè, solo perché sono stronzo e non lo voglio lasciare al GameStop. E quindi, che dire, le mie considerazioni in generale sulla saga sono che Ubisoft non è stupida, al di là delle cazzate che fa con i pass online o con i codi, il DRM lì sul PC, devo dire che comunque ha portato avanti questa saga con un primo capitolo poco promettente, l'ha continuata a migliorare in modo eccellente tranne il Revelation, anche se c'è da dire che Revelation è solo stato fatto per prendere tempo nello sviluppo di Assassin's Creed 3, visto che erano due studi che sviluppavano i due giochi parallelepipedamente. E quindi la saga continuerà a crescere, secondo me arriverà già al prossimo, se speriamo sia un quarto capitolo, col contro coglioni. Se Ubisoft, e questa è una minaccia per Ubisoft vera e propria, se Ubisoft ha l'idea brillante di fare un sequel della storia di Connor, io giuro che vado là e ammazzo tutti. E mentre se ha l'idea di magari cambiare ancora personaggio, ben volentieri. Preferirei, come penso tutti, continuare la storia di Desmond, visto che l'idea di utilizzarlo in un ambiente cittadino con magari strumenti dei nostri tempi sarebbe non di poco, anzi molto molto interessante, ecco. Comunque confido nel lavoro che farà, e vi invito a scrivere la vostra qui sotto su quello che secondo voi è stata la vostra esperienza con Assassin's Creed, o con Assassin's Creed 2, con Assassin's Creed Brother, o con Assassin's Creed Revelation, o con Assassin's Creed 3, o con Liberation, o quelli che volete voi. E per The Doctor's Can è tutto, quindi comprate sto cazzo di gioco, andate proprio ora, anche se ce l'avete già, andate ancora e prendetene un'altra copia. E ciao!